Ciao ragazzi, benvenuti alla terza puntata di Risalendo il Salento. Abbiamo attraversato per 400 km il sud della Puglia con due monopattini elettrici e una bici. Dove darete attraverso l'obiettivo di Patrizio Mulcel. Io sono Dario Pinelli. Io Francesco Montisi. Eravamo rimasti a Nardò. I risvegli traumatici. I risvegli traumatici, molto traumatici. Già per il fatto che molto spesso io e Francesco abbiamo dormito insieme. Quindi già è stato... Comunque è stata giornata lunghissima, il terzo giorno è stata infinita. Bene o male è andato tutto liscio rispetto al giorno prima, che tempesta. Poteva andare solo che meglio. Possiamo dire che abbiamo iniziato nel verde. Sì, perché abbiamo visitato l'orto botanico. Una cosa di Nardò che è piena di chiese. Ce ne sono tantissime chiese, ma in particolare abbiamo fatto delle riprese, sempre ha fatto delle riprese molto belle col drone. All'interno? Sì, anche all'interno della cattedrale di Nardò, con gli affreschi di Cesare Maccari. Però c'è stato un attimo di panico poi nelle riprese esterne. Sì, perché Patricia, bravissima a fare le riprese, però l'ha mattato un po' più in là, diciamo, del volendosi spingere nell'esplorazione del territorio. Giusto. Ad un certo punto non si capiva, non si sentiva nemmeno più il suono, no. Niente. E poi piano piano quel è tornato a casa, lo chiamavamo Lessi. Siamo andati poi in Piazza Salandra, mi sono cimentato nel pilotare il drone. Il servizio di Dario Pinelli, vediamo. Dopo queste riprese, come si dice in Italia? Semaine. Io mi sono sempre chiesto, gli stranieri, questo lo comprendo come mangiare o che vuoi? Perché eh no, quello Italia... è un po' più, quello è così, invece in... così è mangiare, questione di angolazione. Sì. E quindi siamo andati a mangiare nella trattoria San Giuseppe Cenoni. Che può essere anche ceno bio. Vabbè, questa era una tua interpretazione. A me piaceva così. Sì, ricavata in un antico cenobio dei monaci, ma addirittura era tutto a partire dalla materia prima prodotta da loro. Qui abbiamo pettole, crocchette, cavolfiore in pastella, zucchine, peperoni, zucca gialla con baccalà, con barbabietola, insalata di patate e pomodori secchi. Broccoli con cozze ed erbe del mare, broccoli con fave e guanciale. Letteralmente la fatta dalla farina, dal grano. E poi ho scoperto queste le carambate, che la titolare è niente poco di meno che la sorella di Francesco Libetta, che è uno dei più grandi pianisti contemporanei che abbiamo. Abbiamo voluto parlare di musica, quindi io, oltre a fare il monopattinatore, suoni, sarei anche un musicista. Mi hanno detto che sei bravo. Ma ti hanno detto bene. Ah, ok, mi fido. Siamo tornati da Palazzo Volta. Sì, che non potevamo andare via, non potevamo andare via. Perché era fantastico. E quindi abbiamo salutato a malincuore il Pazio per dirigerci verso Lecce, passando da Copertino. Perché a Copertino c'è un enorme castello. Sì, e a questo punto io farei parlare le immagini. In tutto ciò ci ha raggiunto anche un mio caro amico. Sì, diciamo che eravamo un richiamo poi per tutti i radioamatori, operatori drone. E qui ringrazio tantissimo Alessandro, che anche lui ha un drone e si è voluto divertire facendo qualche ripresa. Poi il kit del pronto soccorso che abbiamo portato ci è servito perché Alessandro si è falciato un dito con l'elica, quindi io ho fatto questa medicazione tutto sterilizzato finché non è caduto. Per fortuna l'avevi già medicato. Sì.
ma se bene, qua, bene, quando lo toglio, lo tolgo di nero. Mi sa che non era così prima, vero? E poi a copertino ci siamo fermati. Carica diretta con la voce di Manduria. Sì. Io credo che si possano anche vedere le dirette sul sito della voce di Manduria o sulla pagina Facebook. Anche su Instagram. Anche su Instagram. Perché fino a quel momento avevamo fatto già un centinaio di chilometri. In tutto sì, anche di più. Sì, molto anche di più. Andati in albergo, questo albergo che avevamo prenotato noi proprio in piazza Santo Rosso, cioè al centro. A che piano eravamo? Quinto piano, però c'era un ascensore abbastanza capiente, abbiamo impennato, ma non per la bicicletta. E poi non ci siamo fatti mancare una cosa che fino a quel momento non avevamo ancora mai fatto. Mangiare. Perché i ragazzi, Sandro e Andrea, che sono due chef fantastici, e hanno questo ristorante bellissimo davanti al Duomo, e come si chiama? A Passo Duomo. Guardate dov'è il Duomo. Poi ve lo facciamo vedere bene e noi andiamo a Passo Duomo. Dove stai? Prego, prego. Andiamo a Passo Duomo. Salute, questa sera non si guida. No, lo chef. Sì, chef. Pastino cotto a bassa temperatura. Wow. Vai. No. Che pastino ci gioca alle serve. Un carino signore, la voce mi impegno, mi dirò che ma poi ce lo meritavamo tutto questo? Assolutamente sì. Sì. E quindi da A Passo Duomo siamo andati a finire in piazza Duomo. Giustamente. Abbiamo fatto le riprese del drone. Che vi facciamo vedere. Bellissimo. Ma siccome avevamo ancora un posticino nello stomaco, puoi andare a Lecce e non mangiare i calzoni fritti del Fujimori? Ho visto che c'è questa battaglia fra dei posti che lo chiamano calzone fritto e alcuni panzerotto fritto. Perché sì, a Roma, a Lecce si chiama calzone, io credo che solamente a Lecce si chiami calzone fritto. Una cosa interessante. Perché il panzerotto fritto, poi loro nel Salento il panzerotto lo chiamano piccolino. Sì, intendono tipo la crocchetta. Le crocchette di patate e il panzerotto. Vedi quante cose. Sì, abbiamo imparato tantissime cose. Piccolo del carboidrato. Perché poi diviene. I calzoni del Fujimori, prima di mangiarli, li devi girare. E aspettare un pochettino, perché altrimenti sono pericolosissimi. Mi sono ustionato un dito. E questo per dire che li fanno proprio al momento, quindi sono eccezionali. E poi ancora la parte più bella della giornata. Se non erro. Il letto. Thank you.
Mm-hmm.